La Spezia e la Cina non sono mai state così vicine, la dimostrazione arriva dai protocolli siglati in questi giorni tra il comune della Spezia e la città di Zhuhai. E proprio dalla cittadina orientale arriva la delegazione che questa mattina ha fatto visita a Palazzo Civico. Il protocollo di stamattina tra l'istituto alberghiero e della Spezia, il Casini, e l'omologo istituto di Zhuhai, di questa città meravigliosa che ha questo ponte realizzato per collegare Zhuhai appunto con Hong Kong e Macao. Ci sarà poi una presenza a Zhuhai grazie alla donazione di questa scultura che verrà a rappresentare proprio davanti al ponte che ho appena citato, e colui, ovvero Marco Polo, che ha costruito il primo ponte tra noi e tra l'Europa, naturalmente l'Asia e la Cina in particolare. A mettere in evidenza il grande interesse della Cina nei confronti della perla sul mar sono anche i dati dell'osservatorio regionale che scattano un'istantanea da gennaio ad agosto. Nel comune capoluogo si registra un boom sia per gli arrivi dalla Cina con un più 3,4% che per le presenze del 3,32%. Turismo cinese che aumenta sia in termini di presenza sia in termini di permanenza e quindi di arrivi, ma non solo mordi e fuggi. Ecco. La delegazione è rimasta letteralmente affascinata dalle bellezze del Golfo e questi incontri hanno aperto la pista a nuove prospettive. La conoscenza sia del territorio che della città è uno strumento estremamente importante per aiutare a promuovere gli scambi, quindi anche in ambito commerciale, in ambito economico. È necessaria quindi una conoscenza del territorio. Ritengono che tutta la città di Spezia sia una città molto piacevole, sia molto bella, quindi sono rimasti colpiti. In particolare sono stati colpiti dalle Cinque Terre. Presenteremo certamente la città della Spezia ai nostri concittadini cinesi, invitandoli a venire qua come turisti, a visitare la città, ma anche a venire qua per lavorare e per fare business.